Ciao amici! La storia della fotografia è piena di scatti misteriosi e improbabili che fino al giorno d'oggi non hanno ancora nessuna spiegazione logica e razionale. E appunto, alcune vecchie foto sono proprio enigmatiche e nascondono spesso segreti terribili che appaiono soltanto sotto la luce rossa e soffusa delle camere oscure. E in queste stanze buie, nel momento in cui si toglie la foto dal bagno di iposolfito d'ammonio, che lo sviluppatore scopre con stupore dettagli strani o la presenza di uno spirito su una foto di famiglia. Per tutti gli amanti del mistero, ecco 10 foto che sollevano numerose domande senza risposta. E se questo video ti piace, non dimenticarti di cliccare sul pollice blu, iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Si inizia! La foto del fantasma della famiglia Cooper fu indubbiamente uno degli scatti di famiglia più strani e più terrificanti di tutta la storia della fotografia analogica. Apparsa nel 2009 sui forum anglofoni del web, la foto ha velocemente fatto il giro del mondo, suscitando stupore e sorpresa tra gli internauti. Infatti, la fotografia, che avrebbe dovuto rappresentare i membri felici e sorridenti di una stessa famiglia, si è molto presto trasformata in un incubo quando venne sviluppata, perché al fianco delle due donne allegre e i loro figli, vediamo proprio un cadavere dal volto annerito che si impiccava dal soffitto con la testa in giù e le braccia penzolanti verso terra. Questa fotografia dovrebbe essere stata scattata nel 1959, data in cui la famiglia Cooper aveva acquistato una casa nuova in Texas. Di conseguenza hanno deciso di scattare questa foto misteriosa per festeggiare l'evento. Nella misura in cui questa fotografia è stata postata in modo anonimo su internet, fu molto difficile poter trovare una spiegazione. Bisognerà aspettare il 2015 per far sì che un internauta, con lo pseudonimo Robert C., tolga il velo su questo caso misterioso. Così ha presentato sul forum Metabank delle prove formali che fosse uno dei ragazzi che appariva sulla foto e che tutta questa storia di fantasmi non fosse niente meno che uno scherzo. A dire il vero, l'originale di questo scatto era stato buttato da sua madre, una delle due donne che vi appariva appunto, e un malintenzionato lo ha trovato e lo ha manomesso, includendovi il cadavere e anche dandogli un aspetto da fotografia antica. Dall'assassinio del 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, il 22 novembre 1963 a Dallas, le teorie del complotto più folli hanno visto il giorno. Ma se la maggior parte di loro sono soltanto un po' tirate per i capelli, altre sono tuttavia sostenute da argomenti o prove solide, come la foto della misteriosa Lady Babushka. Il mistero circondante questa donna si trova in qualche scatto fatto nella Dealey Plaza a Dallas nel momento in cui Kennedy viene colpito a morte. Infatti, questa signora anziana, che deve il suo soprannome al suo foulard legato alla sovietica, era stranamente piazzata bene per assistere all'attentato, come se sapesse in anticipo dove mettersi. Appare così portando quella che somiglia a una macchina fotografica e sembra immortalare tutta la scena tragica, senza preoccuparsi affatto del caos provocato dallo sparo. Ancora al giorno d'oggi nessuno ha potuto identificare formalmente Lady Babushka, né ciò che ha potuto registrare come foto o video. Eppure è sicuro che prove materiali del genere avrebbero potuto togliere il velo riguardo l'omicidio di Kennedy e battere una teoria del complotto vecchia di 50 anni. I vecchi scatti degli inizi dell'era della fotografia analogica hanno sempre suscitato la curiosità e la fascinazione tra il pubblico, soprattutto quando sono impregnati di mistero. Lo scatto che vedi ora sarebbe stato scattato all'interno di una fabbrica tessile a Belfast nel 1900 circa. Su questa foto vediamo chiaramente 15 giovani operaie che si mettono gentilmente in posa per una foto di gruppo, quindi un bellissimo scatto che dovrebbe immortalare queste ragazze sul loro posto di lavoro. Tuttavia, un dettaglio molto inquietante appare sulla foto, il quale fa gelare il sangue quando si capisce finalmente di cosa si tratta. Guarda bene la seconda donna con la camicia scura, all'estrema destra della foto. Si chiamava Ellen Donnelly e questa foto è stata condivisa dalla sua nipotina. Quindi, non vedi la mano che la tiene alla spalla? Ma a chi può appartenere, visto che vediamo chiaramente che le due donne che la circondano hanno le braccia incrociate? E se scruti bene il viso di Ellen, vedrai anche che ha lo sguardo perso nel vuoto e fuggente, mentre le 14 altre operaie avevano occhi solo per l'obiettivo del fotografo. Questo scatto, reso famoso da questa mano fantasma un po' troppo appiccicosa, tra l'altro, non è stato ancora spiegato ad oggi, tanto più che tutti gli esperti di fotografia che lo hanno analizzato non hanno saputo determinare il minimo trucco.
Solitamente le storie di fantasmi e di poltergeist dovrebbero spaventare a morte, ma alcune tra loro possiedono fortunatamente un lieto fine nello stile di Hollywood, e così per la Dama Bianca della chiesa di Worstead e per lo scatto incredibile di Diane Berthold, che ha immortalato per sempre questa apparizione strana. Soffrendo di dolori violenti dopo la rimozione della cistifellea nel 1975, Diane e suo marito Peter avevano deciso di farsi una vacanza nella contea di Norfolk in Inghilterra. Arrivata sul posto, la coppia, accompagnata dal figlio, è andata a visitare la chiesa locale e Diane, sentendosi stanca, si è seduta su una panchina per riposarsi. In quel momento preciso, il suo caro marito Peter ha deciso di farle una foto per i ricordi delle vacanze. Stranamente, Diane si sentiva molto meglio, come se non fosse mai stata malata, ma non le venne assolutamente in mente che la sua guarigione fosse legata alla chiesa o a un miracolo improbabile che vi era accaduto. Soltanto 6 mesi dopo, quando le foto delle vacanze vennero sviluppate, la famiglia Berthelot scoprì l'incredibile verità. Infatti, sullo scatto fatto in chiesa, la silhouette di una donna con l'aureola di luce e indossante degli abiti di un'altra epoca appariva seduta su una panchina appena dietro Diane. Interrogato al riguardo dalla famiglia, il vicario della chiesa allora ha divulgato loro la leggenda della Dama Bianca, famosa per essere una guaritrice e per apparire talvolta presso i malati per alleviare i loro calvari. La foto del fantasma del nonno Russell è uno degli scatti più enigmatici che ci siano, a tal punto che al giorno d'oggi viene considerata come una delle migliori prove dell'esistenza dei fantasmi. Questa foto, scattata il 17 agosto 1997 in una casa di riposo dalla giovane americana Denise Russell, stila il ritratto di sua nonna in occasione di un picnic organizzato dal personale sanitario, ma durante la stampa della foto nessuno ha notato l'anomalia strana che era tuttavia ben visibile. Infatti un uomo anziano, che somigliava come due gocce d'acqua a suo nonno, stava in piedi dietro a sua nonna, fissando l'obiettivo al contempo. In realtà, soltanto 3 anni dopo, in occasione del Natale del 2000, la famiglia scoprì questo dettaglio incredibile. Infatti, sfogliando un vecchio album di famiglia, Denise Russell si era resa conto che il nonno appariva sul ritratto del 1997, benché fosse morto 13 anni prima. Il famoso hotel Stanley Estes Park in Colorado è lo stabilimento che ha ispirato la storia horror del bestseller di Stephen King, Shining, uscito nel 1977. Questo posto orrendo è molto presto diventato, in seguito alla popolarità del romanzo e poi del film cult con Jack Nicholson dell'80, un luogo gettonato per turisti in cerca di fenomeni paranormali. La famiglia Mausling aveva partecipato appunto a una di quelle visite guidate sugli spiriti e il ricordo che avrebbe portato con sé di quella giornata era davvero stupefacente. Infatti, tra le numerose foto che John Mosling e sua moglie Jessica avevano scattato, una tra esse mostrava ciò che sembra proprio essere una bambina fantomatica che scende dalle scale dell'hotel. Però la coppia si ricordava benissimo che quel giorno non c'era nessuna bambina nel gruppo di visitatori. Tra l'altro, l'aspetto spettrale della ragazzina non lascia nessun dubbio sul fatto che fosse un fantasma. La fotografia della Brown Lady di Raynham Hall è un ritratto in bianco e nero molto strano e di cui il mistero opaco non è stato ancora svelato ad oggi. L'immagine originale mostra una silhouette spettrale che scende le scale del maniero inglese di Raynham Hall. Questa fotografia misteriosa è stata scattata il 19 settembre 1936 dai fotografi della rivista Country Life. La foto lascerebbe apparire il fantasma di Dorothy Townsend, la moglie di Charles Townsend, l'ex proprietario del maniero. Secondo la leggenda, Dorothy, che amava indossare vestiti scuri, sarebbe morta nel 1729 ai piedi di queste scale, nello stesso posto in cui il suo fantasma appariva sulla fotografia. Questo scatto è stato ovviamente ispezionato molte volte, per lo più da esperti, i quali hanno praticamente tutti escluso la tesi del trucco. Quindi alla fine si tratterebbe di una delle foto più famose e più credibili del mondo. La foto del fantasma dell'Evercreech è un orrendo fotomontaggio di pessima qualità, ma che ha potuto farsi passare per un'autentica apparizione ectoplasmica presso il pubblico. Lo scatto, pubblicato nel 2008 dal quotidiano The Sun, mostra il presunto fantasma di un ragazzino su uno sfondo di un paesaggio rustico. Sarebbe stato fatto nel 2003 vicino al villaggio di Evercreech, con un contadino che nega di aver visto qualcuno nell'obiettivo al momento dello scatto della foto. Ma nonostante la perspicacia degli internauti e dei fan di Star Wars, l'inganno ha potuto essere svelato alla fine e ciò che sembrava come il fantasma di un ragazzo era in realtà il giovane attore Jack Lloyd, l'interprete di Anakin Skywalker. Infatti, si trattava di una fotografia promozionale del film La minaccia fantasma, sovrapposta su un'altra foto del terreno e arricchita con un trucco approssimativo.
Realizzato nel 1956 nella chiesa di Eastry in Inghilterra, il ritratto del fantasma del monaco di Eastry è una fotografia molto famosa e di cui l'enigma non è mai stato risolto. Sulla foto, in bianco e nero, appare in questo modo ciò che sembra essere un prete con la sua sottana e il suo colletto bianco, incrociando le mani in una postura penitente. È vero che l'autenticità di questo scatto famoso non è mai stata determinata, ma resta il fatto che la silhouette del prete che appare sembra davvero provenire dall'aldilà. Le apparizioni di fantasmi e altri poltergeist sono quasi sempre associati alla terraferma, ma alcune storie paranormali si svolgono anche in alto mare. I volti misteriosi dell'SS Watertown rappresentano uno di quei fenomeni, immortalato da uno scatto che risale al 1924 e che ad oggi non è mai stato spiegato veramente. La fotografia antica mostra due volti terribilmente sfigurati dal dolore, direttamente disegnati in rilievo dalla schiuma dell'oceano. Questi volti misteriosi apparterrebbero, secondo la leggenda, a due sfortunati marinai morti un giorno prima in sofferenze atroci, soffocati nelle cisterne della petroliera in cui lavoravano. Allora, cosa ne pensi di queste 10 foto enigmatiche? Quale ti ha impressionato di più? Esprimici la tua opinione nei commenti. Non scordarti di visitare la nostra pagina Facebook per trovare ancora più storie misteriose. Grazie e a presto!